Nunzio, ma siamo già in diretta oppure devo aspettare ancora? Ma è mezz'ora mi stai facendo aspettare. No, precisi. Ci sei? Precisi. Ah, siamo in diretta. Ah, ok, perfetto. Allora, puoi partire adesso. Vado, 1, 2, 3. Buongiorno! Si fa al contrario. Allora, 3, 2, 1, 0. Buongiorno amici di Chicchi. Buongiorno, si è spaventato il mio cane, ho battuto le mani, si è spaventato, c'è un cagnolino, un bulldog francese che è monellaccio, stai seduto lì. Oh. Ok, oggi si può dire che è l'antivigilia di Pasqua, giusto? Venerdì 10 aprile, quindi è il venerdì santo, purtroppo quest'anno la settimana santa è andata così, perché di solito la settimana santa in condizioni normali è molto copiosa, molto ricca di eventi religiosi. Mi ricordo una volta, cioè, quando facevo il chierichetto io alla cattedrale, ero il capo chierichetto. Cioè, subito poi il vescovo stavo io, cioè proprio. E quindi si faceva la visita delle sette chiese, si faceva. Si andava a vedere il grano di Gesù, quello che è verde, che cresce, magari non mi ricordo più come. Il grano. Poi si faceva la lavanda dei piedi. Si lavavano i piedi, era una cerimonia. Poi c'era la Via Crucis, che se non sbaglio si fa il venerdì, giusto? Sì, venerdì santo. La Via Crucis mi sa che ci sarà una diretta nelle TV di Stato, se non sbaglio il Papa dovrebbe comunque farla, pare, da notizie ufficiose. Diciamo che quest'anno passeremo una Pasquetta diversa. Mi raccomando, fotografate i piatti che preparate, che poi noi martedì li dobbiamo riproporre, li dobbiamo trasmettere. Il buon Nunzio oggi si è messo la felpa dell'Italia. Patriottico, mi sono sbagliato, quella è la felpa di quando ci fu il mondiale in Italia, Italia 90, non so se ti ricordi. A te te la regalò Dino Zoff, se non sbaglio. No, è un grande portiere, magari quelli un po' più grandicelli si possono ricordare chi è stato Dino Zoff. È una cosa del rugby, ho capito. Pensavo che con quelli vi tuffate nell'acqua circuito con la felpa. Ah, lì andate nudi, andate solo col costumino, giusto? Solo col costume. Volevo rivolgermi alle partite IVA, no? Agli autonomi, ai piccoli lavoratori, piccoli imprenditori, ma avete ricevuto almeno per Pasqua? Sto in diretta. Avete ricevuto le 600 euro? Cioè, ho visto la Aiuta Italia, Buona Italia, cioè, le avete ricevute? No. Mi rivolgo adesso ai cassi integrati, ai lavoratori che in alcune regioni sono ormai 2 mesi che sono senza lavoro. Avete ricevuto la cassa integrazione? No. Se non sbaglio, in qualche città soltanto il buono spesa, no? È una cosa proprio infinitesimale, non esiste proprio. Allora, Nunzio, cortesemente puoi mandare un po', perché questa è stata tratta da una trasmissione di una TV privata nazionale, puoi mandare un po' questo schema, questo Wishbone e Macheron, questo schema, no? Questo Wishbone e Macheron, bonus già erogati, fate attenzione, mentre in Italia ancora li stiamo aspettando, queste la miseria dei 600 euro e la cassa integrazione, questi bonus già erogati, soldi che non verranno restituiti. Allora, leggete voi stessi, per gli autonomi e piccoli imprenditori, Francia fino a 1500 euro, Francia, Germania fino a 15.000 euro, in base al fatturato mensile, non al fatturato annuo, al fatturato mensile del 2019. Regno Unito fino a 2500 euro. Non è finita ancora, perché io ieri ho fatto un video su Facebook, mi ha risposto un mio carissimo amico che ha un gastropub in Svizzera, a Zurigo, mi ha detto: Emanuele, vedi che per quanto riguarda
i piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, questi piccoli di qua. L'importante è che sono a posto con, diciamo, i pagamenti contributivi, abbiano già ricevuto 3.600 euro a fondo perduto, cioè avranno 3.600 euro questo mese. Poi se va male anche il mese di aprile, maggio, avranno altre 3.600 euro. Noi invece sono due mesi e la nostra macchina organizzativa, diciamo governativa, il nostro governo, ancora dobbiamo ricevere questa miseria di 600 euro. Noi pensavamo, ma almeno per Pasqua questi poveri lavoratori che lavorano in queste aziende, in queste piccole, cioè possono festeggiare la Pasqua contenti. No, anche per Pasqua queste 600 euro non nemmeno, tra l'altro anche la cassa integrazione zero, porto zero. Bene, in Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera già hanno avuto un bel po' di soldini. Forse perché lì i governanti sono forse più efficienti e sono più capaci. Vabbè, chiudiamo. Quando arriveranno queste 600 euro e questa cassa integrazione, saremo ben felici di comunicare. Adesso fammi fischiare. Nunzio, non è un fischietto. Tu che cosa c'hai prima? Io ho capito il biglietto. Che cosa c'hai alla... Eh sì, e c'è stato praticamente un bimbo stamattina... È stato così bravo e che mi ha portato un ovetto di Pasqua. Questo bimbo mi ha regalato, che ci segue sempre qui a Matera, e quindi io proprio per ricordo lo vedi, ho fatto una specie di catenella al posto del fischietto, quindi ci ho messo questo coso qui. Senti, volevo procedere adesso, velocemente con le foto, che poi vi faccio dare gli auguri da un mio amico che l'anno scorso era, diciamo, il referente di Matera per quanto riguarda le riprese alle punte. Sì, ok. Allora, passiamo alla prima fotografia, Nunzio. Sì. Allora, Antonio Pio di Nivaggi. Antonio Pio di Nivaggi, quindi sono due fratellini, giusto? Uno Antonio e Pio. Antonio Pio di Nivaggi. Ah, scusa. È un bambino che si chiama Antonio Pio, vabbè, giusto. Vabbè. Questo disegno, questo era un bimbo piccolo, cioè, secondo me è un 4 anni, non più di 4 anni. Si vede appunto dall'innocenza di queste foto. E questo bimbo, se tu gli chiedi che cosa vuoi fare da grande, lui ti dirà o il meccanico oppure il pilota, perché vedi, c'ha questa passione per le macchine. Però in questo caso lui ha disegnato i mezzi che in questo periodo sono veramente indispensabili e ci salvano la vita. Quindi c'è la camionetta dei Vigili 114, poi sta il carabinieri, perché la macchina del carabinieri l'ha fatta bella familiare per contenere più, vedi, con tre verbi, bravissimo. Poi ha fatto i carabinieri, poi la finanza, diciamo che... la finanza, per noi, imprenditori commercianti, è un po' come dire un wishbone, ma un terrore. Però in effetti loro fanno il loro mestiere, il loro lavoro, per l'amor di Dio. Oh, questa rossa dovrebbero essere, chi sono questi rossi? Ah, i Vigili del Fuoco, sì. Vigili del Fuoco, vedi, ha messo la scure dietro, la pompetta dell'acqua, la scala, proprio preciso. E poi alla fine ci ha messo l'ambulanza, quindi lui, diciamo, che è andato più sul discorso dell'emergenza e degli aiuti a noi che siamo in casa. E poi andrà tutto bene, quindi anche bella questa foto. Oh. Qui invece Roberto e Fabrizio Lo Russo hanno realizzato, aiutami tu perché non riesco, cioè è un disegno fatto con... Allora, con le croste di pane, con il riso. Il puccino è fatto con i semi di popcorn. Ah, ecco, il puccino è fatto con i semi del popcorn. Io pensavo che con il riso tostato. No, ah. Sì, che poi si mettono in padella. Oh, diciamo che questa è una foto prettamente, come abbiamo detto, mandateci anche delle foto prettamente pasquali. E infatti la bimba, e poi dietro ci sono due... sicuramente con dei calzini. Ah sì, infatti sì, si vede proprio l'elastico dei calzini. Ma vedi come a furia di stare in casa
come ci adattiamo, come ci istruiamo, riusciamo a fare tipo Art Attack, chissà a quante altre cose sia. Mettiti un po' più al centro, non riguardare se sei troppo al centro, eh sì, diciamo se io adesso sono un po' centro, adesso va di moda il centro-destra, no, diciamo, no, 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 centro-destra, vogliamo, diciamo, vogliamo essere, diciamo, filo governati in realtà, non facciamo centro-sinistra, no, 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 non conviene, meglio centro. Meglio, cioè noi siamo al centro, okay. Siamo al centro. Ok, quindi adesso passiamo all'altra fotografia. 10 anni. Ah, Linda di 10 anni. Eh sì, lo so, questo telefono. Ah, Linda di 10 anni, non so, che cos'è questo? Un decanter, dove si mette il vino? Sì, dove si mette il vino, sì, ah. Ho messo, diciamo, questa, sono granelli, a me, diciamo, brava. Ah, vedi quanto è stata brava. E poi questa andrà tutto bene, come ha fatto a mettere le lettere dentro il decanter? Ritagliate sicuramente. Ah, sono ritagliate. Beh, complimenti. E nella parte superiore, che cos'era? La parte superiore del decanter? Dovrebbe essere fiori. Ah, dovrebbe essere dei fiori, dovrebbe essere dei fiori. Sì, di fiori. Ok. Poi c'è Antonio. Questo sarà un bimbo non più di 4-5 anni, sarà un bimbo piccino. Oh. Che lui, diciamo, ha comunque, come dire, rispettato gli standard classici delle foto, dei disegni che non fa. Esatto, però col contorno blu, hai visto, è stato preciso, ha fatto un bel sole e poi la solita scritta andrà tutto bene con due cuoricini. Bravo Antonio. Sempre Antonio. Ah, sempre lui. È bravo. Anche il simbolo di Chicchiricchi. Ah, sì, infatti, vedi, diciamo che ha voluto un po', come dire, copiare il nostro marchio del gallo, solo che questo è un galletto un po' più piccino, un gallino, invece la gallina è un gallino. Esatto, poi bravo Antonio. Poi c'è Lucia invece ha fatto un disegno pasquale, prettamente pasquale, vedi, sì, la colomba, le ovette, il simbolo della pace, l'ovetto che si schiude ed esce il pulcino, la palma pure, vedi, il coniglio, perfetto, e poi buona Pasqua, brava anche Lucia. Poi c'è Fiorenza Squicciarino, anche questo dovrebbe essere una bimba piccola, e qui praticamente ci ha fatto vedere il virus che incombe ancora sulle case, sulla città. Ah, vedi, il virus, dice lui, mo che nessuno mi ama, se n'è quasi andato, questione di poco, e poi la bimba, esatto. Eh sì, liberi, come sì, noi restiamo, e poi fa anche la raccomandazione, noi restiamo a casa. Poi, okay. Poi c'è, diciamo, la rete, abbiamo chiesto, quindi un vicino che era stato realizzato da Alessia Sartori. Ah, sì, come era stato realizzato, sì. La mamma ci ha risposto che è stato realizzato con della pasta di sale. Ah, ecco, perché noi non riuscivamo a renderci conto il materiale, io pensavo che fosse un po' la pasta, la massa di quando si fa il pane, o la pasta frolla, oppure come si chiama, pasta di zucchero, pure che si fanno diverse, mentre ha usato la pasta di sale che lavorata in un certo modo si riesce ad amalgamare bene e a fare anche diversi disegnini, e veramente complimenti alla signora. Allora adesso passiamo velocissimamente ai saluti, voglio, visto che mi è venuto a trovare diciamo il cameraman di Matera, e quindi vorrebbe anche lui fare gli auguri, se puoi passare da questa parte. Ecco Maurizio, smettiamo, vabbè, stiamo senza mascherina, esatto, lui, solo lui, e quindi diciamo che concludiamo questa puntata del Venerdì Santo. Esatto, eh sì, manca soltanto Arturo e Felice, che loro stanno a Canale 2, c'è anche responsabile di Leo. Ah, che io non conosco, non mi avete ancora presentato. No, l'hai conosciuto. Ah, Lili di Leo. Ah, sì, scusa.
pensavo che una new entry, invece è storica, è la direttrice responsabile. Ok. Visto che ci troviamo, allora facciamo gli auguri a tutti gli amici di Chicchiricchi, sia di Matera, di Altamura, della provincia di Matera, della Puglia, Basilicata, e poi anche a tutti i politici locali, in particolar modo alla signora sindaca, che diciamo in questo periodo è oberatissima di problemi, e quindi diciamo le auguro anche a lei tantissimi auguri per una felice Pasqua. Stavo dicendo un anno nuovo, ma questi Natale, cioè Pasqua, prossimamente. Prossimamente poi ci daremo gli auguri di Natale. Vabbè, mi raccomando, questo è sempre il nostro numero di WhatsApp, mandateci sempre i disegni un po' più su, vediamo. Vai. Oh, mandateci i disegnini ancora e mandateci le fotografie dei vostri piatti che preferiti. No, che mangerete a Pasqua e a Pasquetta. Ok. Di nuovo auguri a tutti, amici di Chicchiricchi, state buoni. Auguri.